ragazzi, benvenuti in questa nuova officina vegetale. Oggi è lunedì, qui c'è la Anna. Ciao! Da qui escono i video di YouTube, abbiamo un po' girato la stanza, prima il pianoforte era esattamente qui e abbiamo messo la scrivania di là. Anna adesso in questo momento sta traducendo un video che a breve uscirà della serie testato per voi e lo sta traducendo in... In inglese! English subtitles! Ragazzi, noi invece adesso andiamo in giardino. Teletrasporto ha funzionato alla grande, allora adesso infoliamo lì gli occhiali. Nell'altra mano ho la telecamera, di solito voi siete qua, dove io di solito esco e dico ciao ragazzi, come va? Infiliamo i macchiari, infatti il cavalletto lì. Anzi, ragazzi, partiamo proprio da qui. Queste sono le zucchine che erano in serra e le ho messe qua. Guardate un po' che roba, spero vi piacciono. Questa è quella famosa che ho recuperato, che era di quel famoso vasetto. Magari ve lo lascio qui da qualche parte nel video. Piccolina, che era nel vasino, nel vasetto grigio in serra. Sono venuto a piantarla fuori, che già ha più spazio. L'ho recuperata, non l'avevo messa inizialmente nel cassone, però si è liberato il vaso, quello che c'era, la famosa pianta rotta. E ho preferito metterla qua insieme alle sue sorelle. Sono belle grandi, ragazzi, sono contento. Vedete i fiori? Hanno anche un buon posto. Il vaso vado abbastanza bene perché posso muoverlo in giro in base all'ombra, in base al sole. Tenete conto che fa ancora tanto vento a volte, non sappiamo le temperature. Adesso fa caldo in questo momento, ma ieri sera faceva fresco. Continuiamo il nostro bel tour. E approfitto di questo video, ragazzi, perché innanzitutto volevo, adesso lo nomino e lo taggo, Mauro dove sei? Mi metto qua così mi vedi in faccia, guarda pazienza per il sole, ecco, si è alzato il vento, sentite? Qua è impossibile prevedere cosa succede. Allora, innanzitutto volevo ringraziarti perché ogni tanto intervieni nel nostro canale, nel mio canale, specialmente qua nell'officina vegetale, e mi dai dei consigli. Io, siccome ho una grande stima di te, mi piace un sacco il tuo canale e ti seguo molto, li ho ascoltati. Allora, cos'è successo? Adesso andiamo a vederlo assieme, così te lo faccio anche vedere e ve lo faccio vedere, se no sembra che il video sia solo per Mauro. E ragazzi, e tra l'altro faccio così, qui c'è il suo canale, andatelo a vedere perché merita. Lui è praticamente un grandissimo appassionato di orto, fa anche lui l'orto come lo faccio io, però lui lo fa molto meglio, ce l'ha più grande, ha un bellissimo, diciamo, ha un piccolo podere su un pezzo di terra che lui ama e si vede che lo ama proprio. E con la casetta, tutte queste cose qua, andatelo a vedere questo canale che ve lo consiglio. I suoi video sono più lunghi dei miei, io non ho tempo e tra l'altro a me piace tanto fare editing, però io vi giuro che io i suoi video me li gusto, che è un piacere, a mo' di film, mi metto lì che durano mezz'ora, 40 minuti, un'ora, io me li gusto, perché è bello di YouTube è anche questo, ragazzi, se vi piace qualcosa prendetevi il tempo. Tra l'altro un'altra cosa che voglio dire e che ne approfitto, non è perché un video è lungo, oddio è lungo, basta, taglio tutto. Scusate, mettete in pausa, metti in pausa 20 minuti, poi me lo guardo un altro 10 quando ho tempo, 5 minuti quando ho tempo ancora. Cioè, YouTube è bello anche per quello. Poi ci sono i video come i miei che vado via dritto come un treno, a me piace tagliarli e editarli. Giallo rosso mi sta dando un'ottima riuscita. Lì sono spuntati, ragazzi, ho visto dei fili. Per me sono le cipolle queste qua, i cipollotti, eccoli qua. Vedete? Una qua, un altro qui. Non so se si riesce a vedere. Siccome qua ho piantato, dove vedete i bambù, eccolo qua, un altro è qua. L'ho messo come segnalibro, diciamo, i bambù così. Che almeno si capisce che c'è vita là sotto. Ecco, queste sono le carote. Questi mi stanno dando veramente una riuscita stupenda, cioè ne bastano veramente due foglie. Io tutte le mattine vengo qua, do l'innaffiata perché la do anche al mattino, poca alla sera e poca al mattino, così è sempre umida la terra. E guardate un po' che belle, me ne basta una foglia, qua la stacco così in giù, o anche la sera, dipende sempre se ho tempo, una o due foglie,
e con quella io mi faccio il panino. La rucola, gli spinaci non so che cavolo hanno, perché guardate un po' che roba. Secondo te cos'è? Erano belli? Questo è bello, eccolo là. Guarda che bello. Questi erano belli, a parte che lui continua. Magari provo a tagliare queste foglie qui, vediamo cosa succede. Magari do più spinta al resto della pianta. La rucola è molto bella, bella soddisfazione. Qua ragazzi, la lattuga io taglio la testa intera. Poi vabbè, devo togliere queste foglie ragazzi, perché non ho tanto tempo. Però quello che faccio, lo faccio col cuore. Qui, tutta sta roba che vedete qua, perché ho liberato. Cosa è successo qua alle zucchine? Beh, una l'avete appena vista, sono andato a recuperarla e l'ho messa in quel vaso lì. Qua invece sono andato a fare, muovere un po' la terra, l'ho sistemata, ho tolto tutte le zucchine che erano brutte. E non vale la pena veramente salvare, diciamo, una pianta che viene su storta, perché ci vogliono energia, tempo. Eccolo qua, il vento, ecco il vento che vi dicevo ragazzi. Qua è impossibile prevedere, c'è una roba incredibile. Quindi sì, ho tolto tutte le zucchine e dopodiché ho preferito sì mettere, fare compost, tagliarle, metterle dentro qua. Sono miste nella terra che ho recuperato qui, anche dei vasi delle fragole, quelle che erano da buttare via, ho messo dentro qua, ho fatto tutta terra insomma. E alcune piantine invece, questo è diventato tutto l'ollo rosso. Allora questo ho appena seminato oggi, bagnato la terra, fatto la semina e messo un po' di strato di questo qua. Altra cosa che mi ha insegnato sempre Mauro, che tra l'altro l'avevo già vista fare anche da mio nonno, adesso che mi ricordo, che lui, che è la stessa cosa che mi aveva, adesso mi sono ricordato di questa cosa importante. Com'è che avviene naturalmente una semina? Cioè, quando nasce una pianta, com'è che avviene? Il seme cade, non c'è nessuno che lo mette lì, che lo pigia giù a forza. Poi la natura, lei si arrangia, ne butta giù 10 semi, magari 3 o 4 nascono, 5 nascono, quindi gli altri magari nascono un po' più tardi. Non è detto che... E io oggi ho fatto la stessa cosa, quindi prima ho dato una bella innaffiata e dopodiché ho seminato sempre a mo' di pioggia, molto bello largo, ho buttato giù tutti i miei semini, in questo caso di l'ollo rosso, dopodiché ho preso la terra e l'ho fregata tutta così, ho rotto le zolle, quelle più grandi, e così sono andato a coprire la terra, dopodiché un'altra piccola bagnata e non ho neanche tanto pressato con la mano, cioè ho proprio fatto così, leggero, 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 e questo è il risultato. Vediamo se parte l'ollo rosso, che dovrebbe diventarmi come quello. Siccome ne mangiamo tanto, a questo punto ho detto adesso ne mangiamo anche un po' di più, così facciamo anche delle belle magari insalate, con magari del tofu, con dei pomodori, con qualcosa, se mi nascono i pomodori qua dietro che adesso andiamo a vedere. Dopodiché qua c'erano ragazzi i fagiolini, anche qui stessa cosa, qui cosa ho fatto? Una semina di lattuga, quindi tutto quello che vedete qua sarà lattuga e di là l'ollo rosso. Allora, nel video scorso avete visto che c'erano dei piantoni giganti, perché? Perché erano, avevano fatto una bella spinta dopo il caldo che hanno avuto e dopo il fatto che si erano tutti quanti bruciate le teste per via del gelo. Io gli ho fatto tutta una bella potatura, gli ho messo i paletti e adesso ho fatto la prima legatura volante, vediamo cosa succede, perché dopo, man mano che si apre il pomodoro, io vorrei vedere anche che se ci sono qualche getto da togliere. I getti sono i rametti, quelli lì che nascono dalla pianta laterale. E questo qua era messo malissimo ragazzi, questo è nato storto proprio e col gelo era tutto, vediamo adesso, io l'ho messo un po' così, salvato un po' così, perché era proprio tutto accartocciato e continuava a crescere su se stesso, un po' di pelo incarnito. Questi, vabbè, li avete visti, sono pieni di fiori. Ecco, questi dovrò potarli, questi sono da potare, quindi perdonatemi. Mauro, anche tu, se vuoi, di la tua. In questo video io ti ho taggato perché mi sembri, al di là che sei esperto, ma sei uno che ama la natura, per cui io mi fido di quelli che la amano. È un po' come quando io facevo il fiorista,
che consigliavo il meglio per i fiori, ma anche per le persone, perché se dovete buttare via i soldi non ha più senso, ma se, anche perché fate brutta figura, è una brutta riuscita. Poi qua abbiamo le coste, sono andato a cimarle, ma queste stanno andando in semenza tutte quante, quindi vedete un po'. E questi sono i due pomodorini che mi ha regalato il nostro vicino, e così stanno partendo, eh. Abbiamo due pomodori qua, questi due sono della serie degli altri vasi che avete visto nella Serra Piccola, anzi solo questo, dirò il vero, perché questo me l'ha regalato sempre il mio vicino, anche questo. E in fondo lì ho sempre rucola, e qua ho gli spinaci. Questi vediamo se si comportano come gli altri, perché a sto punto magari è l'effetto del sole, non lo so. La melanzana, questa è la melanzana, eccola qua, sta andando lei, poverina, io lascio che vada. Al limite questa la sposto e la metto su un vaso di quelli grandi. E queste sono le fragole, ne sono rimaste due, vi dico. Ma secondo me è stata proprio il tipo di terra, perché questo qua, essendo concime, era proprio concime, era una terra molto carica di concime. Io non ho più dato da bere e vedo che queste due qui mi stanno riprendendo. Ragazzi, come sempre i video finiscono qui. Ovviamente lasciatemi un like se vi piacciono, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram se per caso volete, così lì vedete sempre dei post nuovi e nuove cose, ecco, che noi pubblichiamo e fanno sempre da insegna per i nuovi video. Stiamo quasi per arrivare a 100, quindi ci saranno delle belle novità. Vorremmo con Anna, non è detto, ma forse vogliamo fare una diretta, in modo che magari ci conosciamo meglio. Potete farci anche delle domande se avete anche soprattutto qualche curiosità qui per quanto riguarda l'Inghilterra, la vita in Inghilterra, che a noi sta andando bene, cioè è partita un po' come vacanza ancora 3 anni fa, adesso sono già 3 anni, esattamente l'11 di giugno che siamo qui e siamo partiti con 2 valigie, e questo è quello che è successo, cioè in 3 anni ci siamo sistemati abbastanza bene, dai, devo dire la verità. Poi verrà fuori anche un video di tutto quello, i pro e i contro che vogliamo fare, proprio messo a confronto Italia e Inghilterra, senza cadere chiaramente sul politico, perché non ha senso, però ti rendi conto che qua, nonostante tutto, ci sono ancora molte possibilità. Spero che vi sia piaciuto. See you soon!